Come mai sei andato via? Caputo Salvatore, vieni a salutarmi, Caputo. Ehi, ciao, ciao Caputo. Ciao. Allora dai, dimmi quello che dicevi da Juventino mascherato, dai. Ma tira fuori le palle adesso, tira fuori le palle adesso. Tirate fuori adesso le palle, non quando eri live da Juventino mascherato che sparavi in merda, dai. Vuoi che ti vada a prendere la registrazione delle live? Vuoi che te le vada a prendere? Se vuoi te le vada a prendere. Ma contro di te? Sì, anche contro di me, sì. Anche contro di me. Non farlo gnorri. Che noi a te ti abbiamo sempre trattato con i guanti bianchi. Sempre. E tu andavi nella live di Juventino mascherato a sparare merda insieme a lui. E ti devi vergognare. Ti devi vergognare. Non fare così. Con me il furbo non lo fai. Con me il furbo non lo fai. Perché voi pensate che noi non guardiamo niente. Hai capito? Se vuoi, ripeto, ti vado a prendere tutti i pezzi delle live. Vuoi vedere? Beh, che ho detto contro di te? Non fare il furbo. Perché lui parlava di me, di Luca, della crew, del capitano, di questo e di quell'altro. E tu dicevi, lasciali perdere, non valgono niente. Ti vado a prendere i pezzi delle live? Non fare l'ognorri, non fare l'indiano per non far la guerra. Tira fuori le palle, dimmi quel cazzo che c'hai da dire. Su di me e sulla crew, dimmelo, nei denti. Apprezzo di più. Apprezzo di più. E adesso stai facendo pure lo strano. Oh, ma cosa stai dicendo? Ma te pensi che sono deficiente? Cosa cazzo pensi? Cosa pensi? Che poi arrivi nella live di Marchese, ti bannano o non ti fanno entrare e mi mandi pure il messaggio in privato? Dopo che mi spari in merda addosso, ti permetti pure di contattarmi in privato? Ma quanti anni hai, eh? Quanti anni hai? 15? Quanti cazzi ce ne hai di anni? Ma vergognati! Tu ti devi vergognare, te lo dico io. Era un po' che ti volevo fregare. Tu ti devi vergognare. Boh. E sai benissimo di cosa sto parlando. Lo sai benissimo. Guarda che ti stai sbagliando, Gianni. Con me non guarda che ti stai sbagliando. No, io non mi sbaglio. Perché insieme a Juventino mascherato c'eri te, non c'ero io. Hai capito? Io mi tengo senti bene cosa ho detto nelle live. No, vado a sentire tu, evidentemente non ci arrivi di cervello perché spari minchiate e non te le ricordi neanche. Ma ti ripeto, ci vogliamo mettere su 10.000 euro e ti vado a tirare fuori tutta la merda che hai detto? Te li vuoi mettere su 10.000 euro? Ma guarda che ti stai sbagliando. No, tu ti sei sbagliato a venire su YouTube perché spari puttanate, hai capito? Spari puttanate. E non solo nella live di Juventino mascherato, anche in altre live che non ho voglia di nominare. Non fare il furbo con me. Con me non lo puoi fare proprio il furbo. Io non ti contatto in privato perché non me ne frego un cazzo. C'ho pure il tuo numero di telefono, ma non me ne frego un cazzo di contattarti in privato, hai capito? Perché io la gente la smerdo sul tubo, visto che voi vi permettete di buttare merda anzi a persone che vi hanno solo aiutato, hai capito? Perché tu nelle mie live sei sempre venuto, ho fatto sempre salire, hai sempre rotto i coglioni, ti ho sempre fatto salire lo stesso. E tu quando qualcuno ti rompeva il cazzo mi mandavi in privato e ti difendevo pure. E poi sei andato lì a sparar merda. Vergognati, a 50 anni, 60 anni, quanti cazzi ne hai? Vergognati, perché se c'avevi qualcosa con me, il mio numero ce l'hai, mi contatti in privato e non per dirmi Pandorino mi ha bannato, cosa devo fare? Vai a fare in culo, ecco cosa devi fare. Come vedi, la persona aggressiva sei tu, non sono io, non sto dicendo aggressivo. Sono aggressivo, certo. Tu devi ringraziare che io e te siamo lontani, perché se quando tu dicevi quelle cose in live eravamo vicini, poi la vedevi l'aggressività. Questa è niente, hai capito? Qua ti sto solo sputtanando, perché non c'hai neanche le palle di confermare quello che dicevi nelle live. Non ce li hai le palle, perché sei un uomo senza palle, hai capito? Sei un uomo senza palle, hai capito?
bello mio, hai capito? Fai lo strano, fai un Pierino lo scemo, mi sembra. Ma a me sembra che stai dicendo vergognatevi, ti devi vergognare e basta. Faresti più bella figura, perché le live sono ancora lì, eh? Le live sono, anzi vi invito tutti a darle a vedere, le live sono ancora lì. Non fare il furbo, non fare il furbo, non lo devi fare proprio il furbo. C'ho più piacere se dici sì, l'ho detto in quel momento, mi andava di dirlo, ti fa più uomo, capito, che sta qua a dire io, te, no, su di te, su di io ho detto Gianni come, no, si è comportato, detto, male, io ho detto, no, così, no, 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 tu non, appunto, hai detto, appunto, appunto, tu non hai detto Gianni, tu, vedi, non dici, Luca, un cazzo, cioè, tu non dici un cazzo, quello è il tuo problema, capito? Però confermi la merda che sparava lui, capito? Lasciali stare, io ci ho avuto a che fare, ma brutta gente, hai capito? Senza far nomi, ma con me il furbo non lo fai, non sei in grado di fare il furbo con me, ma non sei in grado, Gianni, tu mi stai, hai detto che io ce l'ho con te, non ce l'ho con te, no, non me ne frega un cazzo, tu hai toccato la crew, hai toccato i componenti della crew, va bene? È come se hai toccato me, hai capito? E come ci hai toccato a me, quindi non rompere il cazzo, non devi proprio rompere i coglioni, perché io quando c'ho qualcosa con qualcuno vado, gli telefono e glielo dico, hai capito? Non che devi stare lì a fare lo show, perché ormai era l'unico che ti faceva entrare nelle live, hai capito? Perché non ti fa entrare più nessuno, perché hai rotto il cazzo a tutti, hai capito? Che ho fatto io? Capito? Hai rotto i coglioni a tutti. A tutti. Io? Sì, tu. E in che senso? Scusami, fammi tutti capire. Sensi. A questo punto. Tutti, no, fammi stare, entravi nelle live, entravi nella live, poi andavi dalle altre parti a sputtanare. Anche con i messaggi io. In altre live, tipo Max Montaina o tipo altre live. Non dire cazzate a me. A me mi arrivano tanti di quegli screen che tu neanche te lo puoi immaginare. Hai capito? Tu non te lo puoi immaginare. Tu di tutto quello che hai detto sul tubo e di quello che hai scritto, io ho tutti gli screen e tutte le clip delle live, capito? Ce le ho tutte, dalla prima all'ultima. Ho detto le cose contro di te. Ascolta, Salvatore, Francesco, molla la storia, va. Molla la storia, non fare, ripeto, non scendere giù dal pero con me, hai capito? Io non sono visionario, io non sono un pazzo. Io non sto dicendo che tu sia pazzo, non dicendo che tu sia visionario. Prenditi le responsabilità. Ha detto cose per, hai dici. Sentito cose per un altro. No, io non ho sentito una cosa per un altro, mi stai dando del deficiente. Non ho sentito cose per un altro. Quando si parla di Gianni, di Luca, della crew, Gianni, del capitano, di coso, e tu dici sì, lasciali stare, ma che cazzo me ne frega? Allora. Posso chiarire? Quando io dico la chiarire, perché per me il rispetto per te è finito, t'ho rispettato anche troppo, hai capito? T'ho rispettato anche troppo, t'ho rispettato, fidati. Troppo mi rispettato. Sì. Vabbè, se tu parli solo tu e gli altri non fa parlare. Parla. Il mio senso, se vuoi saperlo, era che lascia stare. Lascia stare. No, cioè, tu hai fatto allusione a dire io ci ho avuto a che fare, sono brutte persone. Hai capito? Hai detto questa frase. Hai detto questa frase. No, ci sono. Non dire cazzate, perché penso la situazione. Hai capito? Se io sono entrato qua a dirti questo, capito? È perché l'hai detto, hai capito? Perché se no non entro, non sono pazzo che entro e accuso uno di cosa. Ma fammi il piacere, va, e vergognati, fidati, vergognati. Poi fai quel cazzo che vuoi. Sì. Adesso puoi andare a sputtanarmi, vai, non c'è problema. Siamo pazzi noi, spaccacalcio, capito? Siamo visionari noi, capito? Noi siamo visionari, guarda caso, l'ha visto tutti, tranne tu che l'hai detto, non lo sai, perché tu fai lo scemo per non andare in guerra, non che sei scemo, fai lo scemo per non andare in guerra, cosa?
io no, ma guarda, ti, papà, tutte cazzate e minchiate, capito? Le tue sono tutte cazzate e minchiate. Ma a me non mi sembra che ho detto tutte queste cose comunque. Eri ubriaco. Eri ubriaco. Anzi, non so come è venuta questa storia qua. Sinceramente. L'ho detto, Luca, io se entro parlo e quindi tu. Sì, l'hai chiesto 50 volte, sono entrato perché non volevo neanche entrare. Però se entro parlo io, perché io parlo in faccia. Non c'ho la faccia di cazzo io che prima dico una cosa e poi se trovo davanti quello lì dico no, io, oh no, ma guarda hai capito male, no io non capisco male, io capisco anche fin troppo bene, prima che tu apri bocca io ho già capito la stronzata che stai dicendo, capito? Prima che tu apri bocca io ho capito la stronzata che stai dicendo, capito? Ma quale stronzata? Cioè... Quale stronzata? Tu ogni parola che hai detto in quel canale lì hai detto una stronzata, hai capito? Ogni parola che hai detto, una parola vergognosa, capito? Vergognosa. E la tua età, perché se lo fa uno di 15 anni, 20 anni, 25 anni, dice vabbè, ma va a far culo, capito? No, ma se lo dice uno di 50 e poi non c'ha le palle di dirtelo in faccia, è preoccupante la cosa, è molto preoccupante. Io mi dispiace, io sono uno che parla nei denti, io non ti parlo dietro, io ti parlo nei denti, ho aspettato, vedi, io sono come il pescatore, io mi metto in riva al fiume, capito? E aspetta che il pesciolino prima o poi passerà, prima o poi passa, non c'è niente da fare, prima o poi passa. Io entro solo 5 minuti perché io questa sera sono in libertà, quindi questi tre sere, però mi è capitato, io non lo sapevo neanche che stai qua, ciao Luca. In libertà. Giravo il cellulare, aspetta. All'improvviso è partita sta live, non si sa perché. Ma sei in libertà come vigilante? No, nel senso che no. Allora Caput, vuoi sapere tutti i canali dove vai a parlare male? Io ce l'ho tipo in archivio. Simone Avsi, Max Montaina, Juventino Mascherato, voglio andare avanti? Facciamo tutta la Juve. Ma io parlo solo della Juve. Ma non fare il bambino dell'asilo. Sei un vigliacco. Hai capito? Non siamo visionari. Sei tu il pazzo, capito? Tutte le parti, la crew. Se dici questo lo neghi, sei tu il pazzo, non siamo tutti noi, hai capito? No, ma io continua a farlo strano. No, ma io te lo dico proprio tranquillamente perché sto rilassato, proprio nella pace dei sensi. Tu in ogni chat, quelli della crew non ci vado più, hai detto le peggiori cose e quando ti posso portare. Ma ti posso dire anche le live perché io vedo tutto purtroppo. Io gliel'ho già detto, io gli ho nominato solo Juventino Mascherato e Max Montaina. Timone Avstim, tanti, sì. Che lui è pure abbonato. Però... tanti, io li so a memoria delle live che frequenti, capo. Quindi è inutile che fai le puttanate le vai a dire agli altri, quindi non ti preoccupare. Quindi noi neanche le palle, a me lo dici, ti stiamo sul cazzo e lo dici, no invece ci giri, non è vero, e poi hai fatto quella sceneggiata da Pandorino patetica, veramente una delle cose più tristi che abbia mai visto di una persona umana. Cioè, è bello che quella volta lì io non c'ero, da Pandorino, ma vedo un messaggio in privato da Caputo, Gianni, Pandorino, ma bannato, come mai, parlaci tu pure. Vuoi leggere? No. Ricordi che mi hai mandato il messaggio o te lo devo leggere adesso? Allora il messaggio sì, ma io perché stavo scherzando con lui e lui stavo scherzando. Tu butti merda addosso alla gente e poi scherzi. Tu butti merda addosso e poi scherzi. Perché cosa avevo fatto? Tu sai come sei, te lo dico io come sei. Tu butti merda addosso alla gente. Poi quando trovi quello con le palle che ti prende e ti manda a fare in culo, poi dici no ma io stavo scherzando, no ma io non ho detto niente, no, come stai facendo adesso? Tu sei questo, tu sei una delle persone più ambigue che io ho trovato su YouTube e ne ho trovati di pezzi di merda, ne ho trovati tanti.
Ma che cosa ho fatto da Pandorino? Vuoi sentire? Cosa gli ho detto? No, io non lo so, io non sto parlando di Pandorino, io non me ne frego. Ah, no, invece non c'ero. Io non ti Te lo sto dicendo. Come vedi, quando io non ci sono e non so le cose, non lo dico, non dico un cazzo. Io so solo che tu mi hai mandato il messaggio quella storia di Pandorino, non so neanche che cazzo è successo e non lo voglio neanche sapere. Non lo voglio sapere, perché sei un cazzaro, sei. Non lo voglio sapere, perché io so quello che ho detto, perché l'ho ascoltato con le mie orecchie, da Juventino mascherato, e quello che scrivi da Max Montagna, hai capito? Non rompere il cazzo a me, non rompere il cazzo, cancella il mio numero, non ti permettere mai più di chiamarmi, hai capito? Mai più, non ti devi mai più permettere, perché io il mio numero di telefono lo do alle persone, e alle persone oneste, non alle persone che hanno quattro facce, hai capito? È chiusa qua. Bella democrazia. No, la democrazia, guarda che sei tu che non la fai, perché tu sei maligno, guarda che sei tu il pazzo che va a parlare male nelle altre live, guarda che non è che la democrazia non sono mai andato in live in chat, non fare il depensante che entri in chat, depensante. C'è un professore che si ma alla tua età devi fare pure l'uomo, devi dire e io mi fate schifo, basta, senza inventarsi storielle da quattro soldi, che fai più bella figura, almeno la dignità di prendere le proprie azioni, niente, non prendi le azioni, inventi sceneggiate, poi entri come se non credo di aver detto Gian, non credo di aver detto quello che ha detto Gian. No, non l'hai detto, hai detto anche cose peggio nelle altre live. Guarda che le live sono lì da andare a vedere. Sono lì le live, vattele a vedere, vattele a riascoltare tutte. Vattele a riascoltare tutte, sono lì le live. Sono io ho detto che tu, non so che tu, Gianni. Vabbè, ascolta, ma tu insegni tu agli alunni o sono gli alunni che insegnano a te? Fammi capire, insegni tu agli alunni o sono gli alunni che io ho parlato chiaro, capito? È inutile che giri la frittata, hai capito? Inutile che giri, io quello che ho detto, se non hai capito, adesso stavi uscendo, esci, porta indietro la live e riascolta quello che ti ho detto, hai capito? Professore, hai capito? Ti ripeto Gianni che secondo me hai sentito una cosa per un'altra o ti hanno riferito una cosa per un'altra. Ok, ho sentito una cosa per un'altra, sì. Italia 1. Vabbè, chiudo il discorso, fidati, chiudo il discorso perché dopo mi incazza ancora di più, guarda. Adesso non mi sono incazzato, ti ho solo detto quello che c'avevo da dirti, capito? Però se mi fai incazzare dopo sono più pesante, capito? Quindi, siccome non è la mia live, perché se entravi in una mia live ti facevo a fette proprio, capito? Ma proprio a pezzettini ne uscivo. Di una cosa che non credo di aver detto. Pezzettini, dialogo, dialogo, capito? No, che ti vengo a fare a pezzettini, no, capisci professore? Perché tu, secondo me, sei un professore duro di incomprentonio, capito? Sì, offendo pure il mestiere che faccio. Sì, poi io non offendo il mestiere del professore, ho detto che tu sei duro di comprendonio. E se tu sei quello che deve fare la dimostranza, sei il Di Maio della politica, tu capito? Allora sei il Di Maio, tu prendi Di Maio ministro dell'estero, tu professore, capito? Quindi sto difendendo la categoria professori, capito? Sto difendendo, perché dovrebbe essere un'altra cosa, capito? Non ne offendi i professori, io non offendo nessuno, io sto parlando di te, Caputo Francesco, capito? Che poi fai il professore, fai lo spazzino, fai il mentecatto, fai il ladro, fai il politico, non me ne frega un cazzo. Sto parlando di Caputo Francesco. Non mettere in mezzo cazzate che non servono a niente. Che l'hai detto? No, non offesi i professori, sto offendendo te. No, che poi non ti sto offendendo, ti sto descrivendo per quello che sei. Caputo, hai ancora l'opportunità di far l'uomo, di che l'hai detta queste cose, è emotiva invece di fare tutti. Ma ti ripeto, non credo di aver detto così. Sì. Io avrei detto sicuramente, lascia stare, fai altri live tu, lascia stare, se ritieni che queste persone siano così, lasciali stare. Avrei detto così. No, bello. Non mi infinocchi a me te. Te a me non mi infinocchi. Hai sbagliato personaggio. Ma per farlo stare. Quando hai detto? Che ho detto? Guarda, lascia stare, perché proprio lascia stare quelle persone lì,
proprio così. Questo, ma... sì, lascia stare queste persone qua. Io ci ho avuto a che fare, meglio che non parlo, perché parla. Ci hai avuto a che fare, parla. C'hai la possibilità, prima di venire qua, ho condiviso anche la live, prima adesso siamo in 50. Parla. Hai detto che se parlo io, parla. Dimmi, che c'hai da dirla a me? Dillo, sputtanami. Non ho detto così. Sputtanami. Non c'hai le palle, perché non c'hai la verità in mano, perché non sai cosa dire, perché ti abbiamo solo che trattato bene, hai capito? E sei andato a far la merda negli altri canali. Questo è il discorso. I tuoi messaggi nelle live di Max Montagna, io li ho visti, quello che scrivevi, capito? Io li ho visti. Se tu non sei capace di intendere di volere, poi è un altro discorso. Siccome io ti reputavo una persona intelligente, capito? Leggere quei messaggi e quelle frasi che tu hai detto da giuettino mascherato, io non ho capito. Ho capito benissimo con chi ho a che fare. A me non mi sembra proprio detto, cioè queste cose tu... Ciao, sono... Capo, hai detto le cose, quelli sono brutta gente, ce ne hai dette di tutti i colori, ma dillo, dici Gianni è un pezzo di merda, per tizio spacca un tipo di merda, ma ti è accettabile, così sembri un povero dio, sembri uno di 15 anni che non sa ragionare. Ah, dillo, Gianni, il discorso degli amici che poi pian piano me li vengo in mente, perché io non è che sto pensando a te e a quell'altro. Gli amici, e tu hai detto, ma quelli non sono amici, ma lascia stare. Che cazzo ne sai tu quello che è successo a me? Vai a chiamare Alex, vai, perché io l'ho fatto entrare alla mia live. Io, dimmi, perché lo sai che non mi sono comportato da amico? Lui non si è comportato da amico con me, non io con lui. Hai capito? Quindi prima di schierarti e di dar ragione alle persone, visto che sei un professore, devi sapere i fatti. Devi sapere i fatti, sennò fatti i cazzi tuoi. Capito? Fatti i cazzi tuoi. Ma non credo di aver detto queste cose, diciamo tu. Francesco, che non so che neanche come cazzo ti chiami. Una volta ti chiami Salvatore Caputo, una volta Francesco Caputo, si capisce neanche. Vabbè, non è un problema. Dai, su. Ah, sì, perché c'ho due nomi, non è un problema. No, guarda, ma te davvero, ma c'è veramente due nomi. Cioè, guarda, lascia stare, guarda, è meglio ti ho detto che io. Oh. Mi sembra proprio strano questa cosa. Tu sei strano. Male. Hai finito la strana età, stavi andando, dovevi andare a letto, dovevi andare a lavorare, cosa che hai detto? Puoi andare dove devi andare. Io quello che c'avevo da dire te l'ho detto e qua mi fermo. Va bene, buonanotte. Arrivederci, auguri e buona Pasqua. Ah. Comunque ripeto, non ho mai detto questa cosa. Ancora, capo, ancora. Dovevi andare a letto, vai a letto, dai. Ti sei spompato da solo. Sono spompato? No, ti sei spompato senza. Sì, no, è come se io adesso il discorso adesso parlo. No, io non so niente. Allora, aspetta, adesso non ce l'ho con te, adesso ce l'ho con la tenda. Allora, non mi devi rompere il cazzo, hai capito? Mi sta rispondendo, mi sta parlando, aspetta. La tenda mi sta facendo più soddisfazioni a parlare con la tenda. Io sto parlando con la tenda, mi raccomando, tieniti sempre dritta. Se ti do fastidio qua me lo dici, ok, va bene, a posto. Risolto anche con la tenda, dai. E quindi non vuoi sapere neanche che è successo da Pandorino? Madonna di Cristo, non vuoi sapere. Giuseppe, Madonna coronata, che sta in cielo, il protettore bella democrazia. Pandorino, cazzo, me ne frega Pandorino. Sì,
Vabbè. Ok. Comunque ti saluto. Arrivederci, auguri. Quante volte devo salutare? Dai, vai a fare, vai a vedere se c'è una live dove puoi. Adesso la prossima live che fa qualcun altro, vai lì e vai, corri. Voglio dire, non so, io, no, hai capito male. Ciao comunque. Ciao Luca. Ciao Francesco. Ciao. No, perfetto. Bene. Insomma. Luca, te l'ho detto, eh? Sì, no, io pensavo un'altra cosa, cioè, io non so, i vostri oscuri passati, però io no. Quello che hai voluto dire, hai detto. Chissà perché? Prima stavo parlando tantissimo, no? Appena ho scritto io in chat ha smesso di parlare.